con dell'uva che può essere di raspata anche. Che ha presente? Vuol dire, raspata. Vuol dire che si può fare due tipi di raccolta. C'è una raccolta che è una raccolta manuale, in cui l'operatore raccoglie il grappolo e fa una cernita della qualità dell'uva del grappolo e già può fare una cernita nel vigneto, la deposita, non smostandola totalmente, poi queste cassette di uve vengono trasportate e versate qui, oppure versate in un carro appositamente per liquidi, per mosti. Nella seconda ipotesi, quella più diffusa è la raccoglitrice automatica, in cui una macchina ben precisa con delle lamelle raccoglie tutto direttamente gli acini. Raccoglie gli acini, non raccoglie il raspo. Quindi abbiamo una smostatura. Dei carroni, due carroni, uno che lo aspetta perché anche il raccogliere l'uva, raccogliere chilogrammi di uva al minuto, quando hanno bisogno di un carrone che lo aspetta per poi versarlo il mosto o l'uva smostata. Allora abbiamo due tipi. Questa qui poi vibra, questo è lo stoccaggio dell'uva, vibra, sotto è stata fatta una griglia, c'è un nastro che la trasporta in una pigia, in una diraspatrice che toglie il raspo dall'acino, e una pompa peristatica, una pompa particolare che trasporta non liquidi ma anche parti semisolide dell'uva direttamente nelle fermentini. Noi qui abbiamo presente due tipi di fermentini, dei fermentini che sono, mi sembra, 9 o 10 in acciaio da 130 ettolitri e 10 fermentini in legno da 40 ettolitri. Il taglio con l'operatore è molto importante perché c'è un controllo e un secondo controllo si può fare direttamente sul nastro. C'è un nastro, l'operatore può togliere i grappoli se ritiene più opportuno. Certamente ha dei costi, quando comincia? Questo, noi parliamo di vendemmia, noi stiamo parlando di vendemmia. La vendemmia va fatta, può essere, di solito è sempre settembre-ottobre. A secondo la maturazione dell'uva, cioè il rapporto acidi presenti e zuccheri.